ci sono i programmi radiofonici nel Lazio e capitolo a parte ci siamo noi. Bravo. Perché nel nostro clan ci sono dei veri e propri fuori classe. A tal proposito vorrei ringraziare il Sommo, sì, perché è veramente un vate, sì, il nostro caro Angelo, che non è una canzone, il nostro caro Angelo. Se io fossi un angelo, se tu fossi un angelo, che l'altro giorno ci ha aperto gli occhi, soprattutto al nostro cucciolo Federico Altieri, che ha 23 anni e sta crescendo grazie alle nostre perle di saggezza. Sì, perle ai porci. Poveraccio, oh, poveraccio. E gli ha detto giustamente: ancora che vai a spendere 50 euro per un tavolo in discoteca, devi andare a prostitute e farti fare un rapporto orale con 50 euro. Sì, sì, è un grande tifoso della Fellazio. Sì, sì, si è fatto l'abbonamento quest'anno. Sì, sì, sì. Quest'anno ha deciso di farsi l'abbonamento. Ma non abbiamo solo dei grandissimi artisti, tra la nostra schiera da annoverare. Abbiamo dei personaggi molto influenti e molto potenti. Un mio grande amico che ultimamente vedo spesso online perché non ha più, insomma, tutto quel da fare. È stato, come si dice in Italia, trombato, ma nel frattempo lui si diverte e sta spesso con me a giocare a Dungeons and Dragons. Ministro Tremonti, anzi ex ministro Tremonti, buongiorno. Ciao Santissima, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ministro. Che bella giornata. La posso chiamare comunque ministro? No, basta, mi sono rotto le balle, finalmente sono libero di andarmene. Oggi mi sono svegliato da 10 minuti, ah. Ho fatto una ricchissima colazione e mi hanno portato il regalo, sono molto contento, l'ultimo manuale di Dungeons and Dragons. Meno male, così domani sera, ministro, quello con tutti gli upgrade, tutte le nuove magie, i nuovi equipaggiamenti. Oggi andiamo, c'ho anche un torneo di Magic oggi pomeriggio. Bene, bella la vita, tanto tempo libero. Però qui, ministro, Brunetta, Cicchitto e Galan dicono che tutti hanno operato bene nel precedente governo tranne lei. Allora Sandro, tu che sei di Roma sai benissimo, meglio di me, come si dice, stanno a rosica. Sì, sì. Stanno a rosica, non ce vanno sta, e non ce vanno sta, Sandro, perché io alla fine io me ne sono tirato fuori, questa patata bollente finalmente l'ho smazzata a monti, io sto bene, loro non vedranno mai neanche un posto da sottosegretari, saranno cacciati via, faranno la fine di Scilipoti, sì, che è arrivato alla camera con il lutto al braccio. Sì. Ecco, l'avete visto, lui in realtà è in lutto perché è morto il suo partito, è durato una settimana scarsa, e così anche Brunetta, Galan, Cicchitto, tutta questa gente adesso andrà in una casa di riposo. C'è Alfano che ha detto che adesso inaugurerà la casa di riposo delle libertà. Bene, qua un po'. Bene, poi faremo una capatina per vedere come stanno. Io li lascio, me ne vado, mi sono rotto le balle, io non ho più niente che mi leghi a questo paese, come dice Silvio, questo paese di merda. Bene, Silvio. Ex ministro, sono Danilo. Ma chi è? Pronto, chi è? Sono Danilo Galdino, ex ministro. Ancora, non è stato segnalato all'autorità giudiziaria, no, questo no, signore? No. Ancora può trasmettere nell'etere? Sì, ancora sì, io rispetto a lei ancora riesco a parlare, ma al corteo di Milano riecheggiava lo slogan né Monti né Tremonti, quindi questo passaggio di consegne che c'è stato. Allora, lei è veramente sempre molto scortese. Io credo che veramente lei dovrebbe andare nella casa di riposo insieme a Galan, Brunetta e Cicchitto. Io credo che sia un posto a lei deputato. Comunque le rispondo subito, in maniera che non so se lei potrà comprendere, dato il suo grado di istruzione che si ferma alla prima media. Allora, è il gioco della patata bollente, lo sapete tutti come funziona, no? Un secondino, un millisecondo, una frazione di secondo, un'infinitesimità prima che scoppiasse, io l'ho passata a monti. È stata una gran botta di culo. Certo. Berlusconi non si sarebbe mai tirato indietro se non per passare la patata bollente a monti. E adesso gli è scoppiata in mano. Voglio vedere che cosa fa lui, che pensa di essere il grande economista di sta cippa. Avete capito? Bene. Le dico Enab? Io dico baffanculo. Ecco appunto. Allora, io non ho capito perché bisogna fare queste illazioni. Io ho giocato tutto il tempo a Flight Simulator. Famosissimo. Per comprarmi un piccolo aereo, un Cessna, vecchio residuato bellico della Luftwaffe, per fare un piacere a quel malato di mente di La Russa. Bene. Avete capito? Allora, io non posso essere messo in mezzo. Io non ho preso niente, ho fatto dei giri promozionali per provare. E che cavolo, dopo 5.000 ore di Flight Simulator, un giro su un aereo vero lo potrò fare. Ministro, visto che non devo più lavorare.
fare? Io le credo, ministro, come sempre, ci vediamo stasera. Io mi farei una partita a Flight Simulator, lo sa? Grazie, Sandro, tu sei sempre un amico. Io ti aspetto, anzi, vieni a casa mia che facciamo una seduta di Dungeons and Dragons dal vivo. E poi magari ci facciamo anche una partitella a scacchi io e te, che visto che sei molto preparato, non come quell'altro essere... Vabbè, lasciamo perdere. Grazie, ministro, buona giornata, ex ministro. Sempre lei, sempre lei. Le manderò a far visita all'autorità giudiziaria. Ecco, ci manca. Me l'aspetti. Ciao, tantissimo, ciao.